Ciao, ciao a tutti ragazzi, in benvenuti. Nuovo episodio del nostro canale. Utilizzate esatto. Il nostro codice creatore che è qua sotto, ragazzi. Sì, sotto, sì. Messo sotto di noi. Ciao codice creatore. Ok. Ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale. E ragazzi, questa non è uno scherzo. Abbiamo finalmente Immortalix Phoenix Rising. Ed è il gioco completo, non è una demo. Ok, ragazzi. Allora, io credo primo che episodio. Un po', allora, papà, io credo che un po' sia diverso dalla demo. La demo è una prova, no? Di solito. Sì, di solito, ragazzi, è una prova demo. Per è una capire prova. Come funziona il gioco. Aspetta. Vogliamo fare un po' di però di un cosa. Attimo, sì. Dimmi. Avvicina il mouse, papà, sennò io non viene scomodo, poi c'ho la tensione okay. muscolare. Allora. Ragazzi, mi raccomando, pollice in su su questo primo video di un serie di video. 5 like. 1, 2, 3, 4, 5. E avete sempre 5 secondi per fregare la campanellina. Iscriversi al canale e utilizzare il nostro codice creatore Fakor Game. Esatto, e shoppare con il nostro codice creatore. Partiamo subito, ragazzi. Fakor con Game. Questo primo dai, episodio. Dai, partiamo su. Sono carico, ragazzi, sono carico. Vai. Nuova partita. È vero, una partita, sì. Andiamo. Normale, facciamo normale. Incubo troppo. Normale. Vai. Abbiamo controllato, adesso vi si sente tutto, ragazzi. Ok. Io mi ricordo solo che la grafica era cartoon e basta. Poi non so niente. Splendida era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Sono velocissimi i colibrì. Cani travestiti da dei. Tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi scheggiati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dei! Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti e, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali becche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Zeus. Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia. E un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Ah, tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali. Ormai è fatta. Quei malefici, stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra. Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere Medusa. Reale.
Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. La forza della natura. All'alba il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Ok, fai un po' avanti, sì. Perché se non sbaglio non mi vedono la webcam, quindi ti fai Come? Un po'... Aspetta. Andiamo controlliamo un attimo, ragazzi, è la prima volta, siamo un po' così, no? Come? Sì. Ah, mi vedo benissimo! Benissimo, cioè, sono... Dai, papà! Vai! Togli? Ok. La voce, selezioniamo la voce. Prova. No. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! È una donna lei. Deve essere una voce... La tempesta! Sveglia! La devo svegliarmi! Chi è? Ah, la barba? No, la voce. Scusa. Papà. Dai, volevo lasciare così. Ah, la voce da donna. No, dove vai? Voce 2. La tempesta! Questo. Sveglia! Devo svegliarmi! La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Esatto. Questa. Allora, facciamo così. Non l'ho selezionato, quindi... Applica. Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene, dovrai segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Via Mosca, non interrompere. Dove? Locago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Ok, ragazzi. Per andarmene da qui, forse allora, dovrei ragazzi, arrampicarmi lassù. Raggiungi la cima... La cima delle rupe. Delle rupe. Una spiaggia sconosciuta. Ok, raggiungiamo la cima. Andiamo avanti. Ok, va così, perfetto. Funziona tutto? Vai su, sulla rupe. Vai, va piano.
fatta solo! Arrampicati. Ok. Come? Esatto, così. Vai, vai, che c'è l'assistenza, deve essere veloce. Veloce, vedi, salto. Ci sto scendi. Saltando. Vai. Ok, cala. Aspetta. Aspetta, quello chi è? Cosa, chi? C'è una statua. Cosa? Ma cammina da solo. Fenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Fenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Sono di pietra! Lasciali stare! No. Sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Aspetta! Sì! Locago! Locago! Riesci a sentirmi? Sei diventato freddo. Ma quale magia è questa? La medusa, ragazzi. Ligirone! Dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Fenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. Trova un'arma, una spiaggia sconosciuta. C'è una bussola. Usa la spada di mio fratello. No! Usa la bussola. Come? Non so, stavo chi leggendo. Chi è lui? Io ho provato così con queste due frecce, come mi ha detto. Provo. Ok. Vuoi prendere l'arma? Ah no, con questo. Ok, capito. Zona missione. Zona missione. Chi è? Come faccio? Bella! La nostra prima arma, va! Ligirone! Fratello! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. Come? E prendi Fenix la spada. Fenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cosa ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada. Solo per dire. Fenix alza lo sguardo. Non devo fare sola. Devo attaccare. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. No! Fermo, fermo! Tu muori, nel frattempo tu. Perché di questo. Fenix sentì i frutti del suo addestramento. Oh, muori, muori, muori! Alto! Hai schivato. No! Muori! Ci sono altri? Dallassù dovrei riuscire a osservare la zona. Quindi però la zona per trovare un buon punto di allora la spiaggia la cosa lassù, la missione principale è una spiaggia sconosciuta. Esplorare la zona per trovare però lei ha guardato la statua. Quindi e ti devi avvicinare alla statua. Devo seguire il sentiero. Guarda, ci sono i metri che ti diminuiscono. Guarda i metri delle coordinate. Hai scoperto il messaggero dei Ghidei, che devo fare? Aspetta, non ho capito bene che devo fare. Un attimo, fammi. Devi raggiungere lassù. Prima ho guardato lassù. Ma quelle sono delle gemme? Capito, Manu? Lassù. Esatto. Devi trovare quindi il modo di salire lassù. Come? Tipo. Salta. Salta. E. Salta. Oddio. Sì, salta. È un po' troppo alta la sensibilità.
qualcosa di... È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. È enorme. Chi l'avrà costruita? È alta. Accerchiata dalle sfide, completamente sola, questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Tieni. Resistenza. Quando hai poca resistenza, tieni premuto due per recuperare resistenza con un fungo blu. Ok, ho capito. Poca resistenza. Aspetta, sì. Aspetta, quando ho poca resistenza? Quindi i funghi vanno presi, questo l'abbiamo capito. Papà, appena c'è una mosca che... Sei sul braccio. Hermes, mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona finalmente. Cosa? Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Dai, ho già abbastanza guai che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Allora aspetta. Usa il decisore di foglie, sì. Che è più facile. Sì. E la scalina. Dai. Vai, dove ci sono le foglie? Dove c'è il fungo? Io credo sia. Cioè, prego, ti prego. Sul braccio. Devi andare sul braccio. No? Dove lì? Di prima? No, braccio, no? Nel polso, visto il polso, guarda il polso. Quindi. Sali su. Vai verso. Oppure. Sì, vai, vai. Hop, hop. Wow. Oddio. Okay. Oddio, passiamo. Siamo. Attento. Altissimi, aspetta. Ma che crolla? Non crolla niente. Ok. Cos'è? Profuma di miele e di primavera e del mio primo bacio, tutto in una volta. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Allora, dice che sei a 41 metri, quindi sei sulla testa, vuoi vedere sulla testa? No, 41 metri? Guarda lì. Vedi, diminuisce la distanza. Hop, hop. Vai, esatto, sì, non ce la faccio. Non ce la faccio? Sì, ce la fai. Perché non ce la fa? Ok. Vai, ok, esplora. È come la stessa incredibile. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Come? Ti salvo io! Come? Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Vista. Svela il crepaccio e utilizza la vista acuta. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione. No, è Assassin's Creed! Che ricevi mentre osservi vari tipi di luoghi. Premi E per rilevare le loro icone. Ok, esci dalla vista acuta. B. Ho fatto V. Come faccio a scendere? Lo stagno! Ti butti. Ma le spade si grida. Lo stagno. Salta nello stagno sottostante. Ecco, sotto, salta.
passo, Phoenix sentiva il peso della spada di Ligione, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi ha dato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Menti adamantini, il metallo degli dei, persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Indago sullo strano bagliore, sull'isoletta. Sul bagliore rosso. Sto andando lì. Prima ha fatto una bella panciata, si è fatta... Ragazzi, questi... Tracce di Medusa. Ma chi vi ha fatto questo? Medusa. Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che ci siamo. Muori, muori. Ah, ci stanno mettendo la prova, mano. Sono loro due. Deus, Prometeo, che... È perché loro hanno una sfida. È vero. Cos'è? A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Cacchi questo! Oh, l'ho preso tutte e due! Oh! Un andato? Morto! Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca! Non è questo il senso. Ci immergi, se non voglio immergere. Devo nuotare fino all'altra costa. Cos'è? Cos'è? Niente. Dai. Andiamo a controllare quella. Veloce! Ok. Crepaccio. Che crepaccio. Per non sprecare energia. È lì, ma. Ora spreco energia. Hai ragione invece tu. Oh! Cos'è? Ehi! Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Come? Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone. Nessuno. Disse il ciclope al marinaio. Esplora la cripta misteriosa. Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. No, a volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Tutto Zeus ha fatto. Presta attenzione all'aspetto dei nemici e alla forma della loro barra della salute, quindi il livello di difficoltà della sfida. Vi sono... Cosa? Che cos'è questo posto? Un paradiso? Ingresso, passaggio nell'abisso. Possiamo interrompere qui? No, aspettiamo del parco. Ah, possiamo finire qui? Quando abbiamo fatto? Ma perché poi è finito anche la missione? Ogni volta ho una missione. Sì, ragazzi, siamo... Dopo si fa un altro? Sì, ma... Se vi facciamo... No, calma. Cosa? Allora, ragazzi... Dove siamo? Siamo arrivati? Facciamo uno zoom? Facciamo uno zoom, hermano? Facciamo...
Facciamo un bel zoom. Eccolo. Vai. Ok ragazzi, siamo arrivati in questo episodio. Sì. Cosa ne pensi di questo, diciamo? Allora, devo dire che i narratori, attenzione, i narratori sono abbastanza divertenti perché tengono viva un po' comica, tra virgolette, la storia, no? La tengono un po' come comica. E prendono spunti di alcuni episodi delle vecchie storie questo videogioco è tipo un verosimile. E quindi che faceva? Mi piace. Ora lei cosa? Non ho capito, ragazzi, se è un racconto che stanno raccontando, cioè loro raccontano e noi viviamo una storia, oppure no. Oppure, non lo so, ora abbiamo visto delle statue di pietra, quindi ci ricorda la Medusa quando Perseo andò a sconfiggere la Medusa. Ora, vediamo ragazzi, questo è il nostro primo episodio, Falcor e The Knife, è il primo episodio di... Se mi piace dire, di Immortalis. Dimmi la tua. E ragazzi, come ti posso dire, voglio continuare questo gioco, dopo voglio registrare un nuovo video perché è veramente bellissimo. Ma il gioco com'è? È bello, ti dicevo, è molto attraente, ti attrae. Ti spinge a giocare, a continuare. Ti ispira, ti continua. Però, appena ragazzi... appena tu per esempio ti calmi, non hai più voglia, lui che cosa fa? Ti fa riprendere la voglia. Ok. Allora ragazzi, pollice in su da Falco e The Knife, mi raccomando 5 like, mi ho detto, per continuare questa avventura di Immortales. Ma c'è la mosca che passa. Sì. Allora ragazzi, ciao a tutti, alla prossima, ciao, fate bravi, vai con la sigla.